Oh, benvenuto tutti all'Okusai Bar, che sono mi, questo abito sciamannato vuol dire, ma come te manda in giro vestito mamma, mamma non c'è più, quindi io posso sciamannare per le vie di Firenze senza grossi problemi, eccetera, eccetera. Ma io ero sciamannato fin da bambino, proprio avevo un talento sciamannato, che anche invece senesi sono molto meno sciamannati di me, nel senso senese, ma fu gente silvane come i sanesi, manco li frani, vedi, vanitosi. In effetti, quando ero ragazzo c'era quelle che si chiamavano le vasche su e giù per il corso, cercando di usanze medievali per l'accoppiamento, il corteggiamento, l'accoppiamento, vabbè. Storie d'amore di tanti millenni fa, ma se penso alle mie storie d'amore di Siena, ragazzi, ben passato un secolo, anni, vabbè, e anche tanto, che anni 90, insomma, sì, hanno fino agli 80, anni 90, vabbè, non entriamo nel rivangamento dei ricordi, le première amour, la Caresserie des Anciens Jours, eccetera, eccetera, Chartres, bellissima canzone, e vabbè, quindi sta a delirare, sì, come al solito. Oh, diciamo che questo canale non ha molti collaboratori, è un po' come il gruppo TNT, io sono il collaboratore di me stesso, a volte non collaboro neanche con me stesso, quindi mi ostacolo da me stesso, e questo è un simbolo incipiente di schizofrenia, e quindi vabbè, canale sciamannato, lo pigliate così, se vi va bene così, se non vi va, eccetera. Ma comunque oggi facciamo dichiarazione d'amore ad Alan Ford, ero un po' preoccupato in questi ultimi giorni, non vedevo uscire Alan Ford. Ed ero preoccupato veramente perché faccio vedere, questa è del 74, Intriga Monte Carlo, era 59, costava 250 lire. Pensate un po', quando la roba costava 250 lire, credo che non esista neanche un in euro oggi, non credo neanche sia quantificabile, cioè quant'era, 20 centesimi, boh, non lo so, 25 centesimi, non lo so, non ho idea, ma comunque qualsiasi, ma fosse, ecco. Qui potremmo entrare in un discorso piuttosto lungo, che golpe, questa era la Ford. Io quindi sono alle medie e andavo sempre tutti i mesi a comprare Alan Ford e lo leggevo. Quindi per me Alan Ford, nel video scorso dicevo, ho avuto molte, vabbè, c'è chi ha criticato Alan Ford, va bene tutto, ma io non lo compro perché spero di trovarci dei capolavori, perché per me Alan Ford è un faro nella notte. Tra l'altro, qui è tornato Super Ciuc. Io come faccio a resistere al successo? Torna Super Ciuc, io. Fatela come volete. Che poi si critica sempre la Bonelli, ma Bonelli ha dei mezzi che il povero Max Bunker non ci avrà neanche fra 100 anni. Quando fra 100 anni lui sarà ancora vivo e io no, perché lui sì, lui è come il numero uno. Quindi certamente c'è un disegnatore solo, praticamente due. E sono Perucca e Luca Bonardi con la K, che fanno di questo numero. Luca Bonardi ha inchiostrato e Perucca ha disegnato. Comunque, belli disegni Perucca, voglio dire, molto sexy, sexy Perucca. Perché se mia madre avesse trovato questa cosa, perché negli anni 70 non era così, era molto più, era apparso su. Apparve negli anni 70, apparve su Supergoop ed era questa, no? Mentre ora è diventato molto sexy, vecchiando, vecchio Max Bunker, vecchio Max Bunker. Tra l'altro c'è un enigma che io non ho ancora risolto in questo numero e neanche in quello precedente, perché Domitila Scannagatti cosa fa? Addormenta Alan Ford è ancora a staminuette, cioè, o la resuscita di Max Book o la facciamo dimenticare, sono sempre qui con staminuette, non so se resusciterei Bibbo, insomma, però c'è Domitila Scannagatti. Tra l'altro Max Book c'ha la tendenza un po' di far fuori i personaggi femminili, ha fatto fuori Gloria, Lola, insomma, Incrimina, è uno che i personaggi diciamo. Il Landru del fumetto, scusa, non battuta, se ne ha fatti fuori diversi, quindi ha fatto fuori mille, però quello che non capisco, Max Bunker, è, ora io dei miei ricordi vaghi di lontana gioventù, mi pare che se tu addormenti un uomo e ci vuoi fare qualcosa, diciamo, di sexy, non funziona così, perché di solito è addormentato, ci vuole qualcosa, insomma, che non lo so, io.
Ma forse sono idee mie, sono arcaiche, quindi non mi dire a Scanagatti, approfitta dell'ingenuo Alan Ford che è diventato un sexy toy. Alan Ford, me l'avessero detto negli anni 70, Alan Ford sexy toy, io avrei detto, no, non ci avrei creduto, eppure questo è accaduto in questi anni. In questi anni è accaduto anche questo. E vabbè, non mi tiro da Scanagatti, però quello, la parte importante è il ritorno di Super Chuck con la sua fiatata alcolica. Ezechiele Bluffo, Buffo, non so come si chiamavano, dei vuoti di memoria, che ha fatto la sua solita rapina, però con questa nuova tenuta tipo Zorro, mascherina di Zorro, che va a finire ovviamente come bello che tenta di squagliarsela e viene messo, viene buttato, in. Non neanche nello scompartimento economico, nel portabagagli dell'aereo, insomma. E va bene, vecchie, vecchie glorie di Alan Ford, eccetera, eccetera. Ovviamente cercherà Alan Ford, lo insegue, scene piuttosto demenziali, eccetera, eccetera. E il vecchio Ezechiele, cioè, proprio veramente vedere ancora. Va bene, la storia voglio dire non è che sia tutto. Non so come andrà a finire con Ezechiele Bluff. Il prossimo numero è Ti amo TV. Tamo TV. Tamo TV, ma non lo so. Che il numero uno si dedica anche alla televisione, insomma. E prosegue la storia di amore, più che di amore, di sfruttamento sessuale da parte di Domitila Scannagatti del nostro ingenuo Alan Ford, che mi ricordo quando dava i bacini a. Che era Gloria, non so, non mi ricordo, sì, Gloria, so, quella che andava a trovare al penitenziario femminile, si scrivono lettere d'amore sgrammaticate, passati gli anni. Quindi voglio dire, cioè per me, voglio dire, non, io comprerò la Ford finché uscirà. Poi, ovviamente, cioè, ognuno fa, cioè io lo dico subito, sono parzialissimo con Max Bunker perché non ha i mezzi, cioè. Già il fatto che riesca a tenere in vita la testata Alan Ford credo che sia quasi un miracolo. Infatti, nella parte finale del Max Dixit non c'è più la posta, nel senso non so se si possa scrivere a Max Book. Come si parla appunto della carta per stampare, perché ovviamente il problema cioè è ovvio che io sono un po' preoccupato per Max Bunker, non è Max Bunker Press, ma mille volte meglio Popovic, però è ovvio che sta stangata del gas. Insomma, sono piccole riviste come questa, perché è il vecchio Max Bunker e ne dico solo con la Ford, cioè di tutto quello che c'era, gruppo TNT Alan Ford. È rimasto solo Alan Ford, quindi io ci tengo moltissimo a che Alan Ford sia tutti i mesi in edicola. E vi faccio un appello, so che a volte i numeri di Alan Ford possono essere un po', vabbè, poi fate proprio, i soldi sono vostri, però per quelli della mia età Alan Ford ha significato tanta roba, tante cose, quindi io non mi sento. Quello che dicevo un po' nel video su Clavetta, no, Petaccio la Mosca, ma l'ha detto anche la Mosca, su Edda Ciano del Marchese Pucci, cioè, non me la sento, cioè, voglio dire, sì, lo so, Alan Ford è un fumetto che potrei tagliare tranquillamente, non sono storie che, però, voglio dire, ci tengo, mi fa piacere rivedere il numero uno. Io sono un po' come il vecchio Grunf, sono fedele nei secoli, marcio e non marcisco, ordisco, marcisco, ordisco, le mitiche magliette di Maslow. Quindi come Grunf io sono fedele al numero uno, insomma, fedeltà. Quindi no, beh, l'ultimo, poi sì, se leggete Max Dixit si parte dalla carta e poi c'è un vabbè, parla di politica, quindi si capisce che. Alan Ford non è mai stato un fumetto di sinistra, anche se negli anni 70 un po' c'era questa la mosca proprio lì a rompere scatole, e questa ambiguità, ma in realtà Max Bunker è un po' anarchico, a volte anche di destra, l'idea che non lo so se sono di destra o di sinistra, però voglio dire, noi a Max Bunker lo amiamo e non me ne frega niente le idee politiche di Max Bunker, non me ne può fregare, cioè non è che me ne frega niente, nel senso le leggo, magari non sempre le condivido, ma non me ne frega niente. Cioè, io
Cioè, sembra strano, ma io non giudico le persone per le idee politiche, che è una cosa strana in Italia, perché uno fa vedere le idee politiche che gli pare, dice io ho il poster di Putin in camera, cavoli tuoi, se ti piace te lo dico. Nei tempi si vedeva che era Samantha Fox, ho il poster di fatti tuoi, che mi frega a me, sono cavoli tuoi. Le persone non le giudico per le idee politiche, se no... Alcune cose che dice Max Bunker non dovrei accettarle, però voglio dire, non lo so. Poi queste, sembra un po' il vecchino del bar, un po', e va bene. Quei vecchini che ogni tanto parlano di politica, anch'io sono vecchino, ma iniziamo a parlare di politica, va bene. Parliamo di politica, chi è di destra, di sinistra, tanto ormai veramente non va bene. Non parlo di politica, però certamente avete anche uno sfogo, anche giusto, perché ovviamente dire, è ovvio che lo Stato italiano, il governo non farà nulla per salvare Alan Ford, dire, se fosse in difficoltà. Io invece direi che siccome sono stati dati dei soldi ai giornali, meglio darli ad Alan Ford che a certi quotidiani che non meritano neanche 5 lire. Quindi salviamo Alan Ford perché è un pezzo dell'Italia. È un pezzo della nostra storia, quindi vi dico una cosa che non dovrei dire. Andate in edicola e comprate Alan Ford, ma non perché non Max Book, a me non mi, è tirchio Max Book, non offre il caffè a youtuber che parlano bene. No, scherzo, Max Book. Quindi non mi ha offerto neanche un caffè, neanche un Bianco Sarti, un amaro Saron di Saron, non ne parlo perché ho avuto finanziamenti, ma ci volete i miei finanzi, ma già lui ha, neanche la canna del gas, perché Putin ci ha chiuso anche la canna del gas, quindi, però vi dico onestamente che, cioè, a me veramente è un po' come la coperta del virus, se io alla fine del mese non trovo Alan Ford in edicola, mi sento male, sento che mi manca qualcosa, come uscire di casa senza pantaloni, cioè quei sogni che fai ogni tanto, esci di casa senza pantaloni, tutti ti guardano, oddio, oddio, e mi manca qualcosa quando manca Max Bunker, è come uscire di casa senza pantaloni, non so che dirvi, ecco, io ho immenso piacere, forse è l'età, la vecchiaia che è in casa, quindi dovete avere anche... Non sono così antico come Max Book, però insomma, anche io comincio ad avere i miei annetti e quindi io ho piacere di leggere Max Book. Piacere che in edicola ci sia Max Book, che ci sia Alan Ford. Continuo a comprarlo, come diceva, chiuderò come il motto dei soldati della vecchia guardia: via il gas, ma sarebbe la vecchia guardia muore, ma non si arrende. Cambron disse quando i soldati inglesi intimarono di arrendersi, disse una sola cosa, dice arrendetevi, avete già dimostrato il vostro coraggio, e Cambron disse merde, questa fu l'ultima parola che pronunciò davvero, credo che a volte vada anche detto, bisogna essere insomma dalla parte, no, voi leggiamo tutto, questo vuol dire, è ovvio, sono 4,50 al mese. Se ne potrebbe fare a meno, sì, ma io non ne posso fare a meno, perché ormai sono Alan Ford dipendente da quando avevo 10 anni, quindi ormai sono in uno stadio terminale di Alan Fordismo e non ne posso fare più a meno. Ormai mi danno la mia dose di Alan Ford tutti i mesi e se entro un mese non lo trovo, entro in crisi di astinenza. Quindi poi mi devo rileggere vecchi Alan Ford. E va bene così, questo quindi. Però voglio dire, qui è ritornato Super Chuck, Alan Ford insegue Super Chuck, insomma, adesso quando vediamo Super Chuck poi ritorniamo giovani, abbiamo un attimo di scatto di gioventù. Non la faccio più lunga, è stato un video delirante, ma al solito prendetelo così, se così è, se vi pare.